ti osservavo molto quello che facevi. Ospitale, perché poi alla fine, nel senso, non è che cioè, viviamo in un mondo in cui noi, non, almeno nella nostra stagione, non pensiamo di acculturare nessuno, oppure No, ci no. poniamo degli obiettivi, diciamo, come dire, di insegnamento alla società. Noi c'è veramente Certo, è un'opportunità. un'opportunità per stare insieme ad altre E per persone uscire a di pensare, casa? sì, e per battere Netflix, Bravo, bravo. perché comunque uno dei valori che secondo me adesso più di altri anni, ma parlo 5 anni fa, non Sì, parlo di sì, anni, sì, sì. più di altri anni fa, è proprio questo, cioè il fatto che comunque ci sia una cosa dal vivo e che si possa anche stare vicino ad altre persone, parlare con altre persone mentre vedono questo, e questo cioè, sta diventando una cosa che sembra vecchia, ma secondo me ci sarà sempre più bisogno di questo perché in altri ambiti questa cosa non c'è più. Poi Marco, mi fa piacere Sì. questa cosa perché nasce proprio anche dai piccoli teatri di Roma che ovviamente sono un po' più penalizzati rispetto al grande nome, no? Cioè, quindi questa idea di creare eventi, manifestazioni, dei festival, è un modo per stare anche all'attenzione, no? Per porsi all'attenzione non solo del pubblico ma anche dell'opinione pubblica, voglio dire, Sì, di quello che sono le istituzioni. senza, logicamente noi non possiamo ospitare grandi nomi perché No, farebbe no, no, proprio. no, 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 ma no, ma senza creare questo. un volano Sì, comunque, perché se, no? cioè, secondo me una Certo. persona va dove riconosce qualcuno. È normale che se conosce, che non so, un nome, un attore famoso qualsiasi, Certo. andrà dove conoscerà quella persona. Ma se io invece mi conosce, in quanto magari quella persona carina che gli ha fatto il biglietto, oppure che l'ha invitata, oppure che gli ha Certo. fatto vedere quel giorno quello spettacolo, anche se fatto da fantastici sconosciuti, ma bello, io penso che questo crea una riconoscibilità in un Assolutamente. teatro e quindi farei in modo Una fidelizio, e quindi fidelizzazione. farei in modo che magari nel senso un altro giorno quelle persone arriveranno qua, certo, senza logicamente nel frattempo aver cambiato idea e da No, frattempo no. merce scarsa, però io penso che sia questo il fatto comunque di creare una riconoscibilità in quello che tu fai, anche in quello che tu dici, parlare proprio diciamo faccia a faccia con Certo. chi viene, che penso che per noi che appunto abbiamo 99 posti, penso che questo sia il lavoro da fare. Non siamo Assolutamente. assolutamente arrivati, No. siamo all'inizio di questo lavoro, però la Però strada, chi ben comincia è a metà dell'opera, si secondo me, la dice. strada tracciata è quella. Assolutamente. Allora, dicevo che il festival è cominciato ieri, Il giusto? 27. Ah, il Il 27, 27 quindi il giugno. 27 e Sì. terminerà L'11. l'11 Con di. serata finale, brindisi, e premiazione, insomma. Perfetto. Ma essendo un gioco, sarà un gioco anche la premiazione, insomma. Quindi, perdonami, il vincitore verrà proclamato sulla base di, cioè, a vostro insindacabile giudizio. No, anche a giudizio del pubblico. Il pubblico può Ah, venire e può ecco, dare quindi lo può. spettacolo da 1 a 10. Perfetto. E la giuria è fatta 50% e 50%. Benissimo, quindi 50% voto popolare e c'è un 50% giuria. regolamento. Sì, 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 Oh. sì. Questo è quello che riguarda poi questo festival. Sì. Ecco, mentre veniamo alla prossima stagione del Teatro Sì. Trastevere. Ecco, che punto siamo? Che novità ci saranno? Grosso modo, anche se ho capito che ancora ci state un po' lavorando, no? Sì, allora noi abbiamo fatto un bando, abbiamo quasi finito di scegliere gli spettacoli e novità, insomma, di là di quello che è un po' la nostra linea, cioè quello di fare degli spettacoli sia di qualsiasi, trasversalmente a qualsiasi Certo. genere, commedia, sperimentazione, Classico. sì, drammatici, però noi diciamo, forse presuntuosamente, ma ci siamo chiamati Teatro Trastevere, posto delle idee, perché l'importante è che dietro a quello che sia anche una semplice commedia, qualsiasi cosa, ci sia comunque un'idea dietro, insomma, che non sia o semplice sperimentazione per il piacere di farlo, oppure semplice commedia, insomma, per il piacere, insomma, di buttare lì una, due, tre battute Certo, fine a se certo, stesse. certo. Inoltre abbiamo pensato anche ad altre iniziative, faremo delle iniziative per le compagnie, quindi faremo delle coproduzioni, quindi ospiteremo e diciamo, faremo un microcredito per le compagnie Bene. che diciamo, vorranno sviluppare qua il loro progetto, faremo delle residenze, quindi compagnie che saranno qui 12 mesi per sviluppare tutti i loro progetti, quindi insomma stando qui tutti i giorni in teatro e vivendolo, in modo tale che essendo uno spazio vissuto è sicuramente uno spazio migliore. E poi ci stiamo attrezzando per fare un'iniziativa che si chiamerà Trastevere Out, quindi Ah. off Trastevere Out, perché pensiamo che comunque questo, come se fosse uno spazio troppo piccolo per contenere tutte le idee che ci vengono, da qui partisse diciamo, una sorta di carovana artistica che si posizionasse in tutto quanto Trastevere, e faremo delle iniziative
fuori, le calendarizzeremo e poi insomma ve lo diremo, faremo delle iniziative proprio fuori nel quartiere e andremo noi insomma e nel questa sarebbe quartiere. Una novità insomma in questo non assoluto, l'abbiamo mai molto fatto, interessante. Fatto e quindi infine l'idea è di andare a catturare la gente in giro per sì, ma però fare anche lo spettacolo fuori, no nel no senso, no certo, però nel senso in questo modo per dire, cioè per far presente che c'è un presidio artistico. Quindi il teatro che va fuori dalla sua sede naturale, sì. Questo mi sembra una bella idea da coltivare, sì, insomma, perché generalmente il teatro viene sempre visto come una cattedrale e quindi invece l'idea di portarlo fuori in giro tra la gente, lo trovo un'idea molto, molto stimolante. Insomma, e questo a partire da quando? E questo cominceremo già da settembre a fare delle performance che all'inizio faremo delle performance che riguardano non in maniera diciamo un taglio prettamente diciamo religioso cattolico, no, ma faremo uno studio, diciamo, uno studio su tutto quello che sono state le sante, oppure tutte le figure, ma per sante intendo sia sante cattoliche, sia comunque donne che si sono distinte per il loro impegno, che sono state qui a Trastevere, o che hanno delle vie intitolate a Trastevere, oppure hanno insomma vissuto qua a Trastevere. Okay. E questo insomma avremo delle performance proprio nei luoghi dove questo è successo e è avvenuto. Allora, detto questo, e poi partiamo con la stagione che terminerà invece. E, insomma, comincerà il 10 di ottobre e terminerà il 2 di giugno. Il 2 di giugno. Sì. E il calendario si saprà entro quanto? Una decina di giorni. Una decina di giorni, tutto poi online. Sarà tutto online. Sì. Bene, Marco, io ti ringrazio. Grazie a te, in bocca al lupo per quello che sarà la prossima stagione. Io, come dico sempre a tutti gli ascoltatori, buon teatro a tutti. Andiamo da mezzo busto? Sì, vado. 3, 2, 1. Amici di Quarta Parete, buonasera. Ci troviamo all'interno del Teatro Trastevere in compagnia del suo direttore artistico Marco Zotta. Buongiorno Marco. Buongiorno Andrea. Allora, cominciamo a dire, partiamo dalla fine. Sì. Ieri è partito questo festival sì. che si chiama Play Theatre sì. School. Sì. Cos'è esattamente e perché l'esigenza di un nuovo festival tra i tanti che sono usciti a Roma? Ah, allora, questo è un festival, l'abbiamo appunto chiamato Play perché è un gioco. Un festival, sì, è un gioco, quando il teatro diventa un gioco. Noi abbiamo pensato ad una. Abbiamo pensato a tutti quegli spettacoli che vengono fatti insomma nel mese di giugno, maggio, giugno, che sono tutta diciamo la messa in scena, la messa in scena di tutto quello che, di tutto cioè, quello che è la summa, il teatro fatto attivamente cioè, da tutti quanti, che noi pensiamo che sia un momento importante in generale, al di là di quello che può essere il valore artistico dello spettacolo in sé, ma noi pensiamo che tutte le persone che vanno magari per quella volta a teatro, per quell'unica volta magari durante l'anno a teatro a vedere qualcuno che conoscono, oppure per tutte quelle persone che in quel giorno mettono in moto molte energie. Pensiamo appunto a tutte queste energie che vengono messe in moto, a volte finiscono lì. Certo. Ok. Mentre invece a volte vorrebbero andare molto oltre, però non c'è necessariamente nessun mercato per una cosa del genere. E quindi abbiamo pensato di dare una seconda opportunità a tutte quelle che sono state magari i vari laboratori, gli spettacoli, che poi essendo laboratori sono anche diciamo l'humus dove nascono cose nuove. Comunque sperimentazione. Sì. Dare una seconda possibilità a loro e dare anche una seconda possibilità agli spettatori di stare un'altra volta in teatro e con tutto quello logicamente che ne esce fuori a livello di appunto di energie, di fermento e tutto quanto il resto. E questo logicamente uno più gli dà una cornice, più gli dà una dignità, più le mette diciamo appunto in rete, più queste cose hanno valore. E quindi il nostro unico chiamiamolo intento è quello di dare la dignità a queste cose che la vostra mission è quello di dare dignità ad una cosa che dignità ce l'ha già di suo, che però a volte appunto di questi tempi poi se ne fa molto parlare, l'importante è certe cose come vengono raccontate. Assolutamente. Ecco, noi quindi vogliamo raccontare raccontare questo teatro che è fatto tutti quanti i giorni semplicemente artigianalmente, raccontato in mettendo insomma un po' i fari su questo e infatti proprio per questa ragione abbiamo fatto tutta una serie di iniziative che fanno sì che questo sia una fruizione fatta per tutti, un biglietto comunque a 5 euro e il fatto magari che si possa appunto bere una cosa mentre bere scrocchiare una cosa mentre si mi mangia molto... cioè il fatto che sia un momento che vada un momento che sia anche sociale e di condivisione. Ecco. E perché comunque alla fine lo è no, come no, certo mi sento quasi come il prete no che vede magari mi sento quasi come il prete che trova tutti quanti le comunioni oppure che ne so i matrimoni ci sono tutti quanti in chiesa e poi magari le domeniche non ci sta nessuno ecco
Questo è un giorno in cui magari molte persone vanno a teatro, magari forse l'unica volta nel loro anno, nell'arco dell'anno. Secondo me questo è un momento per dirgli guardate che non è solamente perché c'è qualcuno, ma Certo. se e oggi vi è piaciuto e avete notato che c'è fermento, che c'è questa energia. Questo succede sempre, tutti i giorni. No, 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 assolutamente. Quindi tornate, insomma, anche se non c'è qualcuno che conoscete, ma troverete storie e tutto il resto, insomma. Marco, abbiamo espresso due concetti fondamentali, fare rete e condivisione, cioè sono, voglio dire, aspetti che si ascoltano un po' sempre, no? Ci sono Però poi delle parole delle chiave. parole chiavi, no? Sì. Che poi in realtà, per quello che riguarda il teatro, diventa di difficile attuazione, no? Vuoi perché non c'è disinteresse, vuoi perché i grandi media, la televisione appiattisce un po' quello che può essere un certo modus di pensare e il teatro viene sempre messo in un cartuccio. Invece dovrebbe diventare, ed è pregevole questa iniziativa che avete fatto insieme ad altre iniziative che ci sono da parte di altre strutture, cioè dovremmo diventare la normalità, la regola, no? Cioè di cercare di convogliare la gente a teatro come punto di aggregazione. Sì, io credo che E quindi anche magari creare una rete anche tra i laboratori, le strutture,